Su iniziativa dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento si è svolto un incontro seminario sui disturbi alimentari nell'ambito del progetto Lilla, Storie oltre lo specchio, organizzato tramite Metabolè, il servizio dell'azienda sanitaria provinciale, per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione. Attraverso letture, poesie, canzoni e disegni ci si è soffermati su storie di sofferenza vissute dai giovani afflitti da anoressia, bulimia e altre forme di disturbo alimentare. Ascoltiamo in proposito Angela Bruno, responsabile Metabolè di Agrigento, e Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Salute all'Assemblea regionale siciliana. È un centro pubblico, un servizio pubblico, un ambulatorio che è all'interno del centro di salute mentale, del Dipartimento di Salute Mentale, e che diciamo, si occupa dei disturbi dell'alimentazione, quindi oggi si chiamano DAN, disturbi dell'alimentazione e nutrizione, e quindi diciamo che accoglie questi giovani soprattutto. C'è stato un grosso aumento di diciamo, ragazzi che soffrono di tali disturbi, soprattutto durante la pandemia. Comunque il dato è molto elevato. Il nostro centro è aperto da 9 anni. E quindi diciamo, abbiamo seguito un po' il percorso di questi pazienti che hanno diciamo, avuto l'opportunità di accedere a un centro dedicato, perché 9 anni fa non esisteva appunto un centro dedicato, ma i pazienti si distribuivano nei servizi di salute mentale nei SERT. Oggi invece è un centro dedicato, anche se naturalmente deve essere molto più sviluppato e arricchito a livello proprio di struttura e di personale. Le esigenze sono sicuramente quello di, lo diremo anche durante questo nostro evento, di completare il gruppo dell'equipe, quindi con tutte le figure professionali, per diciamo, adeguarle alle linee guida, perché esistono le linee guida del 2017 che ci dicono e danno le indicazioni su come devono essere formate le equipe di questi servizi. È molto importante quello che oggi la dottoressa Bruno dell'ASP di Agrigento ha organizzato, trattando un tema così delicato come quello del metabolè e dei disturbi dell'alimentazione. Il tema non ha età e investe donne e uomini, giovani e meno giovani. La politica ha fatto, ma dal mio modo di vedere deve fare ancora molto, deve investire e deve trovare risorse perché ci siano centri che aiutino queste persone non solo ad essere seguite con centri diurni, ma che ci siano posti che possano invece prevedere anche la degenza e un'attenzione che sia legata anche al ricovero, al seguire proprio nel quotidiano quella che è una patologia che a volte non la si conosce o si fa finta di non conoscere, ma che in realtà attanaglia tantissimi giovani e soprattutto attanaglia una fascia di popolazione che va dai 13 ai 25-30 anni ed è la seconda causa di mortalità dopo gli incidenti automobilistici. Insomma, ecco, quindi grazie alla dottoressa Bruno e al gruppo dell'ASP di Agrigento che su questo lavora, è uno sprone a tutti per fare meglio.